Ad Imperial ex ministro Claudio Scajola è primo con il 35,3% e al ballottaggio se la vedrà contro il candidato ufficiale del centrodestra, Luca Lanteri, che ha ottenuto il 28,8% dei voti. Claudio Scajola riparte dalla sua città, Imperia. L'ex ministro di Forza Italia si è candidato a capo di una coalizione civica e, quando mancano solo 7 sezioni da scrutinare, risulta primo con il 35,3%. Al secondo turno se la dovrà vedere contro il candidato ufficiale del centrodestra, Luca Lanteri, che ha ottenuto il 28,8% dei voti, superando di quasi 5 punti l'esponente Guido Abbo, fermatosi al 23,7%. Ha ottenuto un pessimo risultato il Movimento 5 Stelle che, con Marianella Ponte, si ferma al 5,9% dei voti. Anche ad Imperia, quindi, si registra una nuova pesante sconfitta sia dei grillini sia del centro-sinistra che, attualmente, non governano nessuno dei 4 capoluoghi di provincia della Liguria governata dal presidente forzista Giovanni Toti. Ad Imperia, indipendentemente da come vada a finire il secondo turno, la sinistra ligure ha già perso il suo ultimo baluardo, dopo la clamorosa sconfitta subita a Genova nel giugno 2017 per opera del candidato civico di centrodestra, Marco Buccini.